Usiamo questi 3 giorni un pochino per fare dei test, anche per una ripresa morbida dopo le vacanze, però l'atteggiamento deve essere subito giusto, anche se i carichi di lavoro in questi giorni non sono quelli intensi, la testa deve essere quella giusta, deve essere quella di un gruppo che ha voglia di, che ha fame e che ha voglia di imporsi di far bene. Deve mettere da parte la stagione passata, deve prenderla come base di partenza, come convinzione dei propri mezzi, ma poi resettare e ripartire cercando di usare ogni allenamento, ogni amichevole, ogni partita per consolidare le proprie certezze e per diventare sempre più forte. Ma non è difficile perché bisogna prenderlo con realismo, perché non succede solo qua, succede in tutte le squadre, in tutte le categorie. Quindi sai che è così, sai che un giorno puoi avere una squadra, sai che un giorno magari viene stravolta dal mercato, però uno parte con le proprie idee, cerca di utilizzare le proprie idee per quelli che ha in quel momento, poi se c'è necessità anche cambia, però è sempre con realismo, tutto quello che è alibi, tutto quello che può essere scusante va tolta, noi dobbiamo solo pensare a lavorare, pensare al campo e poi le altre cose, ci sono delle persone che sono apposta lì per fare mercato, per fare il bene della società a 360 gradi e quindi bisogna solo, noi dobbiamo fare il nostro, pensare al campo e di volta in volta certamente adattarsi a quello che può capitare. Beh certo, sia ieri sera che è stato il primo, diciamo, ritrovati, sia oggi al campo. Noi abbiamo un grande nemico che è appunto che potremmo essere noi stessi, da come approcciamo rispetto alla stagione prossima, alla stagione passata, in questa. Noi dobbiamo pensare a, appunto solo a resettare e a ripartire, perché la forza di questa squadra è stata proprio perché c'erano tante persone che avevano voglia di mettersi in mostra, giovani che erano alle prime opportunità, giocatori più esperti che venivano da una brutta annata, quindi con voglia di rivalsa. E questo deve essere, sicuramente gli stati d'animo sono diversi in quest'anno, però l'atteggiamento deve essere lo stesso, di gente che ha fame, di gente che ha voglia di far bene, che ha voglia di mettersi in mostra e che non pensa a quello che è stato. Una volta si diceva che il numero perfetto era 22, però anche adesso appunto il discorso cambia perché fai parte di un mercato che varia, dove ci sono delle finestre di mercato ampie, dove può capitare di tutto e dove devi in ogni caso appunto anche questo non usarlo come un alibi, devi pensare a lavorare, dare qualità al lavoro a prescindere dal numero di giocatori che hai. Logico che vanno fatte delle piccole modifiche, però l'efficacia del lavoro deve essere sempre la stessa. Importante dopo una stagione così interessante dove abbiamo dato tutto, riposare, cercare di staccare al massimo per poi ricominciare e ripartire con la cattiveria giusta, pensando a quello che ci è stato tolto all'ultimo minuto. È normale perché dopo un'ottima annata come questa le richieste ci sono per tutte, è giusto che sia così, però c'è un progetto dietro la regina e quindi bisogna portarlo avanti. È normale che tanta gente partirà, qualcuno arriverà, adesso siamo tanti, quindi bisogna mettersi a disposizione dell'allenatore e cercare di dare il massimo come sempre. È difficile partire perché riconfermare l'annata l'anno scorso sarà difficilissimo, ma è quello il nostro obiettivo, perché l'anno scorso tutti quanti ci davano come sconfitti, invece quest'anno magari da parte nostra abbiamo un anno in più, abbiamo qualche credenziale in più e quindi bisogna metterci il doppio dell'impegno. Io l'ho conosciuto adesso il mister perché l'anno che ero qui lui era giù in primavera, poi si è andato via, comunque ha grande voglia anche lui perché anche lui alla fine ha perso un grosso obiettivo come il nostro e quindi la carica sua è condivisa al 100% con noi.